Allora, vi dico che durante la giornata un pochino di prodotto ovviamente si andrà a stampare sia qui che appunto sui laccetti, però la vostra base rimarrà comunque intatta, perfetta come appena fatta. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Federica. Ed oggi, come potete vedere, siamo qui perché voglio creare con voi un look a prova di mascherina, appunto, perché si sa che adesso abbiamo poco stimolo nel truccarci, proprio perché comunque con la mascherina il nostro make-up durante la giornata tende a sciogliersi, andare via o comunque rimanerci stampato tutto tutto sulla mascherina. Vi lascio alla visione del video, ma come sempre vi ricordo anche di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati. Adesso vi lascio al video e ci vediamo più tardi. Sembro nuda, ma non lo sono, ve lo assicuro. Ok, questa inquadratura un po' com'è. Ok, iniziamo subito con il video. Ho già fatto la skincare, quindi ho messo appunto il mio siero, la mia crema. Adesso passiamo direttamente a mettere il fondotinta. Non utilizzo primer perché comunque non è necessario. E vado a mettere questo fondotinta qui, che è di Max Factor, che è il Healthy Skin Harmony. È un ottimo fondotinta perché è molto coprente, però non appesantisce la pelle. Tra l'altro ha anche un SPF 20 all'interno che male non fa. Lo stendo come sempre con la mia adorata spugnetta, ormai sempre lei, non è che cambia, di Lomatti, ne metto qualche goccia e lo vado a picchiettare direttamente sul viso. In realtà funziona bene anche se utilizzate il pennello, cioè non dovete necessariamente utilizzare la spugnetta, questa non ve l'ho detto, ma è bagnata. E lo metto appunto su tutto il viso. Il mio consiglio è evitate comunque di mettere troppo fondotinta o comunque non create il pastone, il mascherone, ne basta giusto qualche goccia. Più volentieri appunto scegliete una formulazione di fondotinta più densa e più corposa e coprente. Se avete delle discromie o dei segni insomma da dover nascondere. Abbiamo applicato il fondotinta, vado a mettere il correttore, come sempre, anche qui sono un po' monotona, me ne rendo conto, però ho i periodi in cui mi fisso con determinati prodotti e li uso in continuazione, quindi mi dispiace se vedete sempre le stesse cose, però io vi sto facendo vedere quello che davvero mi piace e quello che in questo periodo, secondo me, performa bene e quindi magari mi viene più facile da consigliarvi. Allora, vado ad utilizzare questa palettina qui, che è sempre quella di Elf, e metto un po' di prodotto qui, come per nascondere le nostre occhiaie ben evidenti. E sempre con la stessa spugnetta umida di Lomatti, con questa parte più angolata, vado a picchiettare il fondotinta e il correttore. Un prodotto che vi stra super mega consiglio sia per le pelli miste grasse, che modestamente io ho, grazie, o comunque anche per tenere a bada il trucco con la mascherina, è questo, ovvero la cipria di Essence, la Brighten Up nella colorazione Baba Banana. Comunque, vabbè, è quella più giallina perché se non sbaglio, ce n'è una anche un pochino più pescata, che non so, però questa qui, ragazze, è favolosa. Io, cioè,
la dovete provare, la dovete provare. E costa pochissimo, costerà 4 euro, comunque insomma Essence sapete che è un brand super economico e cioè non lo so, è miracolosa. La vado a prendere con un pennello così e la picchietto su tutto il viso, così, un pochino sotto il contorno degli occhi, non la metto sopra, adesso poi vedrete perché, non voglio fissare le palpebre. Che poi è una cipria che illumina tantissimo anche l'incarnato. Mamma mia, questa veramente mi piace da impazzire, infatti l'ho già comprata tipo 3 o 4 volte. Mi sembra che finisce un po' presto, sinceramente, non so perché, però boh, non so, non mi sembra neanche di usarne chissà quanta, però è così, vabbè, non vado in rovina certo per questa, ecco. A questo punto passiamo alla terra. Vado ad utilizzare questa qui di Charlotte Tilbury, che c'è sia terra che illuminante insieme. È una palettina che si chiama Film Star Bronze and Glow. Tra l'altro ho fatto anche un video sui prodotti di Charlotte Tilbury, ve lo lascio qui su nelle schede se vi va di dargli un'occhiata. Ci sono alcuni prodotti molto interessanti. Una volta fatto il contouring vado a mettere questo questo fard qui di Bella Oggi, che è il My Skin Blush nella colorazione 03 Pinky Promise, ed è un blush un po' satinato, così diamo un velo di luce, anche se tanto poi non si vedrà dal momento che dobbiamo portare la mascherina, quindi però... Finito di creare le mie guance rosa Heidi, adesso vado a mettere dalla palettina appunto di Charlotte Tilbury l'illuminante, bellino è molto delicato, è molto soft come illuminante, però insomma alla fine per tutti i giorni, soprattutto per la mascherina, direi che ci sta, vedete? È bellino. Altro prodotto star del video che vi devo assolutamente far conoscere è questo qui, che è di Kiko, è il Long Lasting Eye Shadow Stick, è uguale, la stessa zuppa. Vi faccio vedere, io ho questo qui nella colorazione aranciata, è un arancione con delle micro perle gialle, dorate. Adesso sfumandolo non so se si vede un po' meglio. Allora, questo qui è uno di quegli ombretti che voi lo mettete su e ve lo terrete finché morte o struccante non vi separi. Quindi adesso vi faccio vedere come lo applico io. Lo metto un po', e essendo in crema è per quello che non ho voluto settare le palpebre, quindi lo metto un pochino qui sulle palpebre, ok? E vi stavo dicendo, ci sono in più colorazioni, sono veramente bellissimi ragazzi, io li vorrei tutti. Prendo un pennello, questo qui che è del, magari se l'avessi pulito sarebbe stato carino, che è della Beauty Box di settembre di Look Fantastic, anche di questo vi lascio sulla scheda così magari andate a vedere il video, solo che probabilmente questa box non sarà più disponibile. Comunque vi stavo dicendo che lo sfumo giusto un po' picchiettandolo,
perché voglio mantenere sempre un bel colore pieno e quindi lo picchietto giusto un po' per pressarlo e per uniformarlo. Ok. Questi qua comunque li consiglio se dovete andare in piscina, al mare, in palestra o insomma, ve lo se avete anche se siete un pochino più age e quindi avete una palpebra tutta insomma, magari cioè un po' più grinzosa, ecco. E perché una volta che si fissano questi qua non vanno nelle pieghe, non vanno, cioè non vanno neanche via. Cioè, se voi per sbaglio fate così, vi rimane. È assurdo. Ok, adesso che ho fatto il mio bel colore sulle palpebre, adoro questo colore, mamma mia. Prendiamo da una palettina, prendo questa qui che è la Naked Basics di Urban Decay e utilizzo questo colore qui che vedete, dov'è? Questo qua? No, dov'è? Aiuto, questo qua. E vado a prendere appunto un grigino, un tono molto neutro per sfumare un po' il colore. E sotto l'arcata sopraccigliare vado a mettere sempre un po' di illuminante di Charlotte Tilbury, così da dare un pochino di luce in questa zona. Ne metto un po' anche qui all'angolo interno per aprire maggiormente lo sguardo. E con questa mascherina, ragazze, dobbiamo puntare tutto sugli occhi perché ho deciso che vado a fare anche un pochino di eyeliner. Vi lascio qui nelle schede anche il tutorial di come faccio l'eyeliner e andiamo. Finalmente possiamo passare al mascara. Vado ad utilizzare questo che è il Lash Princess di Essence nella versione waterproof. Questo mascara è stupendo perché è sia volumizzante che allungante e non fa grumi. Mi rende le ciglia veramente molto sexy. Ok, abbiamo applicato anche il mascara. A questo punto, anche se può sembrare un po' inutile, ma andiamo a mettere anche il rossettino. Come rossetto ho scelto questo qui che è un rossetto liquido di Kiko, che è l'Unlimited Double Touch nella tonalità 103, che è un nude, guardate, ve lo faccio vedere, che è un nude, ma è meraviglioso, meraviglioso, sta bene a tutte, per tutte le occasioni, per tutti i giorni, mattina, sera. È stupendo. Allora vi dico che come formulazione questi tendono un pochino a tendono proprio a seccare le labbra, però potete magari idratarle prima, infatti anche io prima ho messo su un olio, così almeno magari è un pochino più morbido durante la giornata, perché sennò secca, però vi rimane dalla mattina alla sera. Mascherina, anche se bevete, che ne so, dell'acqua in un bicchiere, non rimane il segno. E poi appunto mi piace anche perché rimane opaco una volta che si fissa sulle labbra, ma nel caso potete decidere di mettere il gloss, cosa che io non faccio mai, però se lo volete luminoso appunto lo potete fare luminoso, effetto glossato. Però sicuramente non ve lo consiglio se dovete mettere la mascherina, perché a quel punto poi il gloss si può andare a stampare.
fissiamo la nostra opera d'arte con questo qui, che è il fissante spray di Morphe. Bene ragazze, questo è il look finito. Fatemi sapere nei commenti se vi piace con un emoji arancione. Potreste mettere un cuoricino arancione o anche un'arancia, va bene, non mi offendo. Adesso ci mettiamo la mascherina e siamo pronte per uscire. Comunque con voi ci vediamo al prossimo video. Ciao!